trovati nello studio di Viola Express in un campionato che sta dimostrando davvero di non avere padrona, la Fiorentina adesso ad un punto dall'Inter capolista, ma in una settimana davvero particolare perché alle porte dell'Europa League, l'ultima giornata del girone, ma soprattutto la grande attesa è verso domenica per Juventus-Fiorentina. Ripartiamo da qui. L'Odinese non solo in circolazione ma anche in verticalizzazione, cioè sono bravi, e questo comporta che sempre che il blocco doveva uscire o andare più alto a pressare, cioè ti mettevano la palla dietro, allora un'altra rincorsa più sui duelli individuali, non solo aerei ma dopo anche di posizione, con una squadra importante a livello fisico di corsa e anche a livello fisico di duelli individuali, no? Si riparte così, accantonando i tre pareggi con Empoli, Basilea e Sassuolo, e con i complimenti ad un'altra rivale battuta, il 3-0 rifilato all'Udinese grazie ai gol di Badel, Ilicic e Gonzalo Rodriguez, contestualmente alla sconfitta del Napoli sul campo di un rinato Bologna, fanno scalare una posizione in classifica alla Fiorentina, che affronterà la vigilia dell'Europa League, ma soprattutto del match con la Juventus, con le sicurezze date dal secondo posto e con uno spirito sicuramente più sereno rispetto a quello con cui si era affrontato l'ultimo periodo, che aveva visto una leggera flessione viola per quanto riguarda i risultati. Sereni dunque in casa fiorentina, anche perché l'imprescindibile, al secolo Nicola Kalinic da Salona, uscito a fine partita dolorante, non dovrebbe essere alle prese con un infortunio grave. Nicola ha preso una botta sul quadricipite. Speriamo che non comporti molto edema, che gli possa recuperare il più presto per esserci pronto per giovedì. Tre gol dunque che allontanano gli spettri della flessione, che arrestano almeno per qualche ora la discussione sul futuro di Bernardeschi, ormai finito sui taccuini di diversi addetti di mercato, e sulle condizioni di Pepito, che nel corso della gara con l'Udinese si è scaldato a lungo ma senza entrare. Serenità dunque, ma allo stesso tempo, però, si sa, non sarà una settimana normale. Pur lottando per il campionato, l'avvicinamento alla Juventus rimane una delle vigilie più complicate da gestire emotivamente. Ma se sia giusto vivere la partita come la gara dell'anno o come una delle tante lotte per il vertice è un dilemma che ancora una volta è il filosofo Sosa a provare a risolvere. La storia comporta a vivere in maniere diverse e questo i ragazzi, tutti noi che lavoriamo, cioè, la sentiamo, questa è la realtà, non la possiamo mettere da parte. Comunque noi vogliamo normalità, vogliamo arrivarci a questa cultura e competersi contro squadre che sono abituate a vincere, per vincere e per esserci noi anche a darci queste continuità di vittorie. E ben ritrovato a Leonardo Petri, buonasera. Salve, buonasera a tutti. Con noi questa sera, finalmente, dopo aver insomma davvero aspettato molto, abbiamo l'onore di avere qui Paolo Vallesi. Cantante buonasera. Dal cuore viola. Non solo il cuore. Senti là la regia com'è pronta. Ah, beh, grazie, grazie, molto, molto gentile, grazie. Con noi anche Roberto Vinciguerra, in rappresentanza questa sera del Museo Fiorentina, in quanto responsabile del Collegio Statistica del Museo della Fiorentina, nonché, ricordiamo, uno dei soci fondatori. Grazie. Ciao. Di essere qua, tra l'altro alle porte la quarta edizione dell'Hall of Fame, allora sveleremo anche nel corso di questa serata insieme i nomi di questa edizione, lo facciamo grazie al tuo contributo. Con noi Giacomo Guerrini, voce di Radio Toscana, nonché volto di Teleiride. In una, ciao, stagione sorprendente, la Tara alle porte, l'ultimo appuntamento. Sì, sabato alle 2 parleremo della Leopolda, visto che insomma sarà l'evento del fine settimana prima dell'evento dell'anno, la partita di domenica. Eh sì, Viola Club Tassisti, li ritroviamo ancora una volta e sono ancora una volta scatenati, quindi insomma cercheremo però noi di contenervi, ma siamo ben lieti di avervi qua perché siete sempre molto intraprendenti. Allora ripartiamo però dalla partita contro l'Udinese e alle porte una settimana davvero importante, non tanto l'Europa League, anche se comunque una partita decisiva, basta il pareggio, poi
la grande attesa è verso Juventus-Fiorentina. Io ho già l'ansia, ti dico, stanotte non ho dormito quando ho visto Kalinic uscire in quel modo dal campo, io glielo metterei in una teca tutta la settimana. Tra l'altro ho visto che ti sei subito acceso nell'ascoltare di nuovo Paolo Sousa quando ha detto Kalinic speriamo sia pronto per giovedì. Giovedì io metterei... Ti sei infuriato subito. Giovedì metterei i posti di blocco su Viale dei Mille e appena Kalinic, Borca Valero, Gonzalo, Badel e Vecino si avvicinano allo stadio si rimandano a casa. Perché non devono nemmeno entrare allo stadio giovedì. Io credo no, la partita di giovedì non mi interessa. Non è. Cioè, io credo che questa volta la Fiorentina debba andare a Torino con la Juventus, con la consapevolezza di avere innanzitutto 2 risultati su 3, con la tranquillità di essere una squadra in grado di competere, soprattutto perché sul piano del gioco credo che la Fiorentina non abbia nulla da invidiare alla Juventus. E poi permetto di sottolineare che la Juventus, che ha vinto 5 partite di fila, è tuttora a 5 punti dalla Fiorentina. E quindi guardiamo se domenica perde. Ma la classifica con l'aiuto della regia. Se domenica perde, torna ad 8. E quindi vanifica in un colpo solo tutta la grande rincorsa che in questo momento sembra che la Juventus sia la favorita per lo scudetto. Domenica potrebbe tornare a 8 punti dalla Fiorentina. E quindi io credo che ogni energia, ogni stilla di energia vada conservata per la gara contro la Juventus, partita dell'anno. Io non credo che Juventus-Fiorentina debba essere la partita dell'anno, debba essere un passo ulteriore verso gennaio, quando i Della Valle dimostreranno che credono nello scudetto. Per Paolo Vallesi la partita dell'anno? Beh, assolutamente quest'anno ci possiamo permettere di non considerare la partita dell'anno. Finalmente la Fiorentina ha dimostrato di essere seconda in classifica, comunque vedendo la statistica è ormai dal primo al terzo posto ormai da diverse settimane, e lo dimostra con il gioco. E quindi il bello è che sarà una partita vincente. Purtroppo incontriamo la Juventus in un momento un po' difficile, nel senso, in un gran momento della Juve. Ci sarebbe piaciuta incontrarla magari un mesetto fa, sarebbe stato meglio. Però voglio dire, ce la giocheremo e fortunatamente non è la partita dell'anno. Ti ascoltavo parlare. Sousa ha capito che è un allenatore, non è un mago, e Kalinic ce lo risparmierà sicuramente, perché quando l'ha usato poi, o quando non l'ha usato, ha capito che insomma non tutti i giocatori sono uguali, per cui Kalinic sarà in campo domenica sicuramente, e giovedì faremo un bel pareggio con il Belenenses, o la vittoria con Pepito, insomma con la squadra. Ci vuole una teca perché si evitino anche i raffreddori. Giacomo Guerrini. Cioè, io, proprio per quello hanno detto loro, è la partita dell'anno. Infatti, cioè, se la Fiorentina vince a Torino, la Juve è fuori alla lotta per lo scudetto. Se non è questa partita dell'anno, ditemi voi qual è. Ho capito, ma l'Inter, il Napoli, la Roma no? Sì, però allora, se io guardo la classifica, posto che voglio dire, non possiamo chiedere in questo momento alla Fiorentina di vincere lo scudetto, perché sarebbe fantascienza, noi dobbiamo essere realisti. Ma delle squadre che sono lì, quella a me fa più paura è la Juventus, perché anche se ha 6 punti meno dell'Inter, ha un organico secondo me superiore, ha potenzialità inespresse, ha un calendario favorevole, è abituato a vincere. Insomma, io se dovessi eliminare una delle prime 5 dovrei la Juve, anche se è dietro a tutti. Per cui per me è la partita dell'anno, perché se la Fiorentina a Torino dovesse fare una cosa che non voglio neanche dire, farebbe fuori definitivamente la Juve da questa lotta, avrebbe un'autostima pazzesca, probabilmente chiuderebbe quest'anno in prima alla classifica. Per cui questa è la partita dell'anno, è una partita da non sbagliare ed è una partita comunque molto difficile. È bello respirare tutto questo ottimismo, nel senso che diciamo a Torino, vinciamo a Torino. No, Dio, se, no, io non ho detto vinciamo, fantastico, no, no, stupendo. Io non ho detto vinciamo, detto se la Fiorentina dovesse vincere, cancellerebbe la Juventus dalla lotta per lo poi scudetto. Poi c'è da gestire, certo, tutto l'ambaradano, certo, dovesse perdere. Se la Fiorentina dovesse perdere a Torino, sarebbe comunque 2 punti avanti alla Juve, dovrebbe vincere col Chievo e chiuderebbe a Torino. Diciamo che la situazione è cambiata in questo senso. Noi qualche anno guardavamo il calendario e vedevamo dove c'era Fiorentina e Juve, il resto non ci interessava, invece no. Tutto il resto sembrava un po' un contorno. Fortunatamente è una partita importantissima, ma insomma ci saranno altre partite, altre
altrettanto importanti dopo, insomma. Comunque mi piace questo ottimismo, io lo seguo alla grande. No, ma non ho detto vai vince, ho detto se vince elimina la Juventus alla lotta per lo scudetto. Insomma, ci siamo allenati con i bianconeri domenica scorsa, esatto. Okay. I colori sono gli stessi. Andiamo a guardare anche i numeri con Roberto Vinciguerra, questa comunque si sta confermando una Fiorentina dei record. Tanti record. Per la quattordicesima volta andremo a Torino con loro che ci guardano la targa. Ti piace questa? Moltissimo. Moltissimo. 14 su 100 non è tantissimo. No. 14 però. Su 75 campionati. Ragazzi, pensa che a Torino, cioè, la Juve ha vinto 30 scudetti. Cioè, io pensavo, quando ho fatto questa statistica, pensavo di trovare il 55-56 e 68-69. Sì. Invece no, ho trovato diverse di stagioni. C'è da dire che purtroppo abbiamo vinto solo in due occasioni, 55-56 e 68-69. Questo vuol dire che motivo in più per vincere. Vuol dire che esatto. Che è passato il tempo. La curva Fiesole ha detto qualcosa, ho percepito? No, io sono avevo ascoltato un non c'è due senza tre. Eccolo. Sì, no, ora più che altro visto le grandi scongiuri. Riprendendo un po' quello di cui parlavano loro, non sono d'accordo in parte con il signor Petri riguardo signore tanta roba. Lo conosco oggi, giustamente sei educato, sì. In parte sono d'accordo, innanzitutto sul tenere i giocatori, come dice lui, in una teca. Questo posso essere d'accordo, perché anch'io quando aspetto una partita importante come la Juve spero sempre di arrivarci con la migliore squadra, però è anche vero che mi tengo alla partita con i Brenenses, perché vincere aiuta a vincere, e anche per il prestigio della squadra, insomma, fare una brutta figura, una sconfitta o prendere sotto gamba una partita con i Brenenses secondo me sarebbe un errore. Ma io credo che Leonardo, dimmi se sbaglio, intendessi dire che comunque col Brenenses non ci sono grosse difficoltà per la Fiorentina, e quindi intendevo, tanto vale non far giocare Kalinic. Io intendevo dire che dell'Europa League non mi interessa niente quest'anno. Ah, ecco, vabbè. Perché quest'anno la Fiorentina al momento non ha una squadra in grado di poter competere in maniera competitiva, appunto, per arrivare in fondo su tutti i fronti, e quindi la competizione meno importante con questa classifica è l'Europa League. Poi la Fiorentina ha un pareggio. Mi sta guardando malissimo Paolo Vallesi. Lo può fare lo guardo per... Tant'è vero che a Basilea quella settimana lì, per giocare quella partita lì, si è sacrificato in maniera clamorosa la partita con l'Empoli, vabbè, lasciamo stare. Ma poi a Sassuolo nel secondo tempo la squadra era sostanzialmente sulle gambe. Quello è vero, condivido. Però dico anche, cioè, non si può pensare oggi che con i Brenenses sia una partita semplice, perché sennò si rischia di fare la fine. Quindi attenzione a non sottovalutare comunque. Rispetto per l'avversario, perché comunque ci sarà rispetto per l'avversario, e applaudiamo Verdù. Roberto Vinciguerra, volevi quello indubbiamente. Bisogna dire alcune cose, se no magari sempre attenendoci alla realtà, alla concretezza. Cioè, la Fiorentina l'anno scorso ha conquistato l'Europa League, la gioca, serve per fare punti nel ranking UEFA per squadre, perché per nazioni è ancora lontano il terzo posto. E questi punti di quest'anno servono, perché se quest'anno dovessimo arrivare al terzo posto, anche secondi, andare direttamente, primi, vai, direttamente al girone di Champions League, se non arriviamo con un bel ranking UEFA, rischiamo... Il campionato, che ma qualcosa dovrà pensare anche la Lazio, rischiamo... nel 82esimo campionato. Saranno problemi della Lazio. Rischiamo di vanificare magari... qualcosa, perché magari quando ci ritroviamo magari nella terza urna, però, nella quarta urna, sì, però scusate, uno dice guarda te, avessimo vinto col Belenenses, che poi tra l'altro non si può neanche perdere, perché se perdiamo andiamo fuori. Io parlerei della Juve. Esatto, almeno un pareggio. Paolo Vallesi, giusto per ristabilire delle cose, le riserve casomai della Fiorentina si chiamano Pepito Rossi e Babacar, esatto. Cioè, non ma è nessuno che, cioè, se siamo, se, cioè, come per pareggiare il Belenenses, ecco, come se mandassimo la prima una gara d'andata. Ecco, alcune riserve della Fiorentina hanno vinto 4-0, esatto, ecco, in Portogallo e Belenenses, quindi va bene. Nessuno snobba niente, ecco, no, fermi, di fermi. Preservare un giocatore che prende delle pedate. Ho detto questo perché sento da molte parti dire
fuori perché ruba forze l'Europa League, la rosa è di 25 giocatori, possono giocare due Fiorentine tranquillamente. L'anno scorso siamo arrivati in due semifinali e al quarto posto anche in maniera abbastanza sciolta, perché è stato un gran finale, tranne purtroppo la doppia sfida col Siviglia. La dimostrazione te l'ha data Montella, si può fare. La mia domanda è, Petro, prima vado dalla curva Fiesole, perché mi chiede parola la mia curva Fiesole, Petri. Prego. No, volevo dire che secondo me con gente tipo Mati Fernandez, Babacar, Rossi, Suarez appunto, cioè, credo che un punto contro il Belenenses si possa fare, cioè, non è che si mette... Esatto. Si mettono l'audace legnaia, con tutto il rispetto per... che farebbe un punto anche l'audace legnaia, esatto, sì, va bene, ma quando hai fatto un punto col Belenenses poi vai a fare i sedicesimi di finale, vado a fare, cioè, e con Babacar, con Mati Fernandez, intanto con vado a fare i sedicesimi di finale, competi per vincere l'Europa League. No, certo, ma intanto allora, vado a fare Petri, il comitato abbandonare l'Europa League, no, l'informazione non si capisce dalle cose. Allora, scusa, Petri, Roberto Vinciguerra, diamo un'informazione reale, scusate, attenzione, ho detto sono partite essenziali da giocare perché ti danno punteggio per l'Europa in prossimità di quest'altro anno. Sarebbe stupido dire molliamo l'Europa League e poi ti ritrovi in Champions League in terza o in quarta fascia e ti scappano subito fuori e lì ti mangi le mani, perché dici, vedi, se col bene già avere perso la sua cioccolatina o Minsk. A me, esatto. Allora, te hai detto, Montella ci ha insegnato che si può fare. No, Montella ci ha insegnato che non si può fare. Ma veramente? Perché lo scorso anno la Fiorentina, per arrivare in semifinale di Europa League, che non ha vinto, mi risulta, non è arrivata in Champions League, perché se risparmiava delle energie probabilmente faceva i punti per arrivare a terzo. Ha battuto tutti i record, l'anno scorso Montella ha battuto tutti i record di vittorie. Scusate, Giacomo Guerrini, siccome sì, siamo arrivati alla fine dell'anno, parliamo di Juve, pareggiamo e Belenenses, se poi il problema di Petri ce lo porremo a gennaio, quando magari sarà stato un po' di calcio mercato. Ora pareggiamo col Belenenses e poi ma dove nasce la tua convinzione di non considerare l'Europa League per niente? Allora, lo ripeto, mi ripeto. Ma in 30 secondi? No, anche meno. Gli scorsi anni io sono stato orgoglioso del fatto che la Fiorentina arrivasse in fondo, come ha detto Roberto, all'Europa League e provasse a vincere. Ma siccome è 16 anni che la Fiorentina non lotta per lo scudetto, e io ero uno di quelli che non pensavo assolutamente lo potesse fare, ma visto il campionato che è quest'anno, secondo me conviene dedicare tutte le energie a questo sogno, che servirebbe anche poi per arrivare nei primi tre, che mi sembra molto più importante di pensare a un futuribile ranking grazie a una semifinale eventuale di Europa League. Campionato. Comunque, dai, insomma, voglio dire, è l'ultima partita di Europa League, sì, anche se la giocano onorando la competizione, io certo. Credo che sia No, ma io non voglio mia Fiorentina da campo a terra. Devono onorare niente, devono vincere. No, io non tomo niente. No, ma infatti dico, onorando la competizione nel senso comunque di dare il massimo, Va bene anche il pareggio. Perché ma comunque per passare basta anche il pareggio, giusto Roberto? Suarez, ma appunto ranking. Se il Belenenses è quello dell'andata, penso che insomma... Comunque, vabbè, non credo non sia un problema per la Fiorentina il Belenenses. Comunque Paolo Sosa dicendo Kalnić spero sia pronto per giovedì, quindi vuol dire che sicuramente la Fiorentina giovedì, ha intenzione di dare il massimo, come giusto che sia, anche a casa, c'è la finale di X-Factor, se non sbaglio, probabilmente ospite. Uno studio giocherellone ho questa sera. Guardando però ancora una volta la classifica, parliamo di campionato e vi chiedo soprattutto a Roberto Vinciguerra, che ha davvero in mano sempre i numeri, quindi anche questioni concrete. Inter, Fiorentina, Napoli, Roma e Juventus. Cosa ha in più la Fiorentina e cosa ha in meno? La Fiorentina deve vincere per forza contro la Juve se vuol continuare a restare nelle prime tre posizioni, perché ha già gli scontri sfavorevoli contro Napoli e Roma e sappiamo che pesano tantissimo. È sempre meglio perdere contro Carpi e Verona e mai perdere contro... Poi abbiamo anche il pareggio col Sassuolo. Cioè, praticamente abbiamo vinto con l'Inter, che secondo me... Cioè, se si pareggia a Torino è una tragedia, non ho capito. No, pareggiare no. Però sicuramente un risultato positivo lo devo ottenere per restare lì, perché non ci possiamo permettere la terza sconfitta contro tre delle prime cinque squadre. Quello sì, quello sicuramente. Di qualcosa. Mi chiede parola la curva Fiesole. No, sì, prego, velocissimo. Dire che si è parlato altro che di questa partita con il Belenenses. Bravo. Ma volevo far notare che la Juve va a Siviglia. Bravo. E la Juve è vero che è già passata, ma se vuole passare per prima deve portare a casa almeno un pareggio.
Però la Juve ci va domani, la Juve martedì, capito? Va bene, ci va domani, però intanto è un impegno di un'intensità maggiore. E poi vediamo la Juve se mette tutte le riserve oppure... Speriamo che metta tutti i titolari. Appunto, sì, voglio dire, se vuoi dargli questa mentalità. Ma appunto, il problema è la Juve. La Juve deve giocarsi la qualificazione. Comunque, io direi anche sulla partita con la Juve: se dovesse essere una vittoria, s'aprirebbero scenari immensi. Un pareggio sarei contento. Se dovesse venire una sconfitta, sono contrario a Vinciguerra. Cioè, a tutti dispiacerebbe una sconfitta, però, nel senso, siamo sempre lì. La classifica è corta, non ne facciamo un dramma se dovesse andare male qualcosa. Non te lo dico io. Vinciguerra, no, guarda i numeri. Scusate, però devo andare in pubblicità. Categoricamente, restate con noi.